queste storie sono diventate tanto invisibili. Le storie e le persone che fanno il lavoro di fabbrica. Questa fabbrica devo dire che l'ho amata, è stata la mia vita. Senti, ma a te ti piacciono l'uova? Di fatto, veramente sì, mi piacciono, perché dice no, dice perché dici se non teniamo l'uova. Un giorno stavo lavorando e lui stava alla scrivania, mi stava diciamo proprio a puntare insomma, e allora a un certo punto che ho fatto io, siccome noi facciamo pure i scherzi di nascosto, c'era un collega di lavoro che era messo così e così e avevo messo il solvente sulla sedia, lui si è accorto che ho fatto questo scherzo a questo ragazzo e niente, è venuto, io prima che gli davo del tu e lui mi disse tu mi devi dare lei, devi portarci lei, ho detto oh. Benvenuti a tutte e a tutti, così non vi vedo, non mi emoziono con le luci agli occhi. Io, come avete visto dal programma, per chi non mi conosce, sono Katia Rossetti, la segretaria del sindacato pensionati della CGIL di Pesaro Urbino. E vi do il benvenuto, ringrazio della presenza particolare il segretario regionale dello SPI CGIL Elio Cerri e la segretaria generale della CGIL Betaniera Barbaresi, oltre a tutti gli altri che rappresentano in qualche modo quello che lega la CGIL alla società, perciò associazioni varie, non vi cito tutti. E il sindacato pensionati alla CGIL da alcuni anni usa, oltre ai metodi tradizionali del sindacato, che sono le riunioni, i rapporti con i suoi iscritti, anche le arti minori per portare fra gli iscritti e i non iscritti i temi che sono suoi propri, del lavoro, dei diritti. Lo spettacolo parlerà da solo e adesso brevemente si susseguiranno Alice Lombardelli, che è la vice sindaco del comune di Urbania, che ringrazio a nome dell'amministrazione perché ha accolto subito il nostro progetto che inizia con questo spettacolo e che poi vi verrà spiegato mano a mano dai presenti. Non vi preoccupate, saremo brevi, lasceremo il tempo a Laura Pozzone per il suo spettacolo. E dicevo, passo la parola ad Alice Lombardelli, che ringrazio perché ci ha accolto il nostro progetto e ci ha anche concesso questo meraviglioso teatro, lei e la sua amministrazione. Vi prego di fargli un applauso perché senza questo posto sarebbe diverso lo spettacolo e anche la nostra comunicazione. E poi passerò la parola a Simona Ricci, che è la segretaria generale della CGIL di Pesaro Urbino. Maurizia Aragonesi, che è la responsabile del sindacato pensionati per la zona Montefeltro, che ci dona le sue competenze di lavoratrice della scuola, e poi capirete che ha un particolare interesse per noi in questo progetto alla scuola. E infine Giuliano Giampaoli, che è qui di casa e che cura il progetto Memoria della CGIL, che vi darà i dettagli di questo progetto che con questo spettacolo lanciamo. Per i prossimi mesi lavoreremo a questo progetto di cui vi parlerà lui, e lo spettacolo parlerà da solo. Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Chiara Ingrao, il cui libro è in vendita nel foyer. E vi prego, come a ogni spettacolo, in ogni teatro che è degno di questo nome, di spegnere i telefoni cellulari. Passo la parola alla vice sindaco Alice Lombardelli, che ringrazio ancora. Grazie a voi, grazie per averci raggiunti a Urbania.
e benvenuti. Vi porto i saluti da parte del sindaco Marco Ciccolini, che oggi non è potuto essere qua con noi. E aggiungo solo poche cose perché fondamentalmente sarà lo spettacolo a parlare oggi. Ma mi piace pensare che lo spettacolo di oggi è un piccolo tassello di quello che è il percorso che in realtà abbiamo sposato come amministrazione, che non vede nella giornata di oggi una sua fine, ma semplicemente un momento di questo percorso che è già iniziato. Il progetto ci interessa particolarmente perché la memoria è qualcosa che va raccolta, raccontata, senza nostalgie, senza particolari punte di risentimenti particolari, ma può essere efficace sia chi l'ascolta, perché le viene tramandata una storia, e sia proprio al narratore per poter condividere con gli altri dei percorsi, delle scelte. E soprattutto oggi in cui parlare di mondo del lavoro, al femminile sicuramente, ma anche no, per i ragazzi, non è così semplice. Quindi lo scontato non è più così tanto scontato, i diritti acquisiti non sono più così tanto acquisiti e anche, diciamo, ben focalizzati da tutti. Quindi io sicuramente è vero, ho accolto subito la proposta dell'iniziativa, ma devo assolutamente ringraziare la CGIL per questa proposta, perché senza questa proposta anche la nostra città avrebbe fatto a meno di un progetto molto interessante. Quindi grazie a voi. Anche io ringrazio l'amministrazione comunale di Urbania per la concessione di questo bellissimo luogo, il sindacato pensionati, ovviamente per il sindacato pensionati la CGIL è tutta, perché questo lavoro è solo, questo progetto è solo una tappa di un percorso che insieme abbiamo iniziato ormai in verità da qualche anno, ed è un lavoro che ovviamente si affianca, ma non ha meno valore, si affianca al nostro lavoro tradizionale, a stare dentro i fenomeni che attraversano questo periodo molto complicato nel nostro paese, soprattutto per i lavoratori e le lavoratrici, le pensionate e i pensionati. È un modo, se volete, originale, un modo che ha a che fare con una lettura della nostra memoria, della memoria del movimento sindacale, in questo caso della memoria del lavoro delle donne in particolare, che sono state protagoniste nel nostro paese di grandi trasformazioni. È un modo però che ci aiuta noi a porci in relazione anche con persone, con uomini e donne diverse da quelle che normalmente possiamo incontrare nel nostro lavoro quotidiano, ed è una modalità, secondo me, l'abbiamo utilizzata, lo utilizziamo oggi pomeriggio, l'abbiamo utilizzata con Marcinelle, no, per ricordare la tragedia di Marcinelle 2 anni fa, la utilizzeremo nei prossimi mesi con altre modalità che poi magari Giuliano vi racconterà. Però è un modo che ci aiuta anche, secondo noi, a capire il presente, a leggere il presente con occhi diversi, un po' come ci dice anche, ci dirà lo spettacolo di stasera e lo stesso libro di Chiara Ingrao, che ci raccontano, ovviamente non ho alcuna presunzione di dirvelo e lo leggerete insomma se vorrete, però ci dice tante cose, ma una fra tutte che credo sia centrale, lo è stata e lo è nella mia vita come nella vita di ciascuna e di ciascuna, cioè quanto il lavoro sia fondamentale per la costruzione delle identità di ciascuna e ciascuna, e quando il lavoro non c'è, nella peggiore delle ipotesi, oppure quando c'è ma è precario, difficile e diventa un ostacolo alla costruzione del proprio futuro, oppure quando le differenze di classe, come non dovrebbe più essere, come invece è stato, sono determinanti purtroppo in negativo nella costruzione dell'identità di ciascuno di noi, ecco, questa cosa, diciamo, non dovrebbe accadere, ma questa cosa quando accade determina l'esperienza e la vita di ciascuno di noi, ed è che se ne dica, il lavoro è un'esperienza centrale nella vita, lo è stato per le donne e lo andremo a indagare e a scoprire appunto con un lavoro che stiamo facendo con l'Università di Urbino, ma anche con tante pensionate, insomma ex lavoratrici eccetera, appunto con un lavoro che sta facendo il sindacato e pensionati. È però anche un modo, come vi dicevo, originale di trasmettere anche
un'idea del nostro sindacato, della CGIL in particolare, ma del movimento sindacale tutto. E in quest'idea in cui appunto, in quest'epoca in cui i corpi sociali, tutti, dall'associazionismo in generale, il sindacato in particolare, vengono considerati arnesi del passato, l'idea dello stare insieme, l'idea dello stare insieme nei luoghi di lavoro, secondo noi è un'idea molto forte. L'idea di essere anche una comunità di valori dentro il proprio luogo di lavoro è un'idea forte, che ha, come dire, il valore di un'idea che noi ci sentiamo in dovere di trasmettere ancora. Grazie. Io sono la segretaria della Lega Montefeltro e dello SPI Montefeltro, quindi mi occupo dei pensionati, di chi ha lasciato il lavoro e che si ritrova ad iniziare una nuova vita, perché secondo me il lavoro, lo è stato detto già ampiamente, è una parte importante della nostra vita. Lasciarlo, certamente per i raggiunti limiti di età, per, no, anche nella maniera giusta, corretta, è comunque un passaggio secondo me molto difficile, insomma non è assolutamente scontato. E io ho apprezzato molto i progetti memoria che sono stati fatti dal sindacato pensionati negli anni passati, perché, come posso dire, li ho trovati come un momento di, proprio di cura, come un momento di condivisione di sentimenti, di passioni, di ricordi. E io penso che sia fondamentale condividere, ecco, la cosa importante all'interno del sindacato, perché lo abbiamo perso nella nostra vita comune, no? Nel momento in cui perdi i contatti lavorativi, il condividere un percorso, dei sentimenti, degli ideali con delle altre persone, secondo me diventa fondamentale. Quando io ero piccola, mia madre spesso mi diceva, ai tempi miei, no? I nostri genitori, io sono del 50, i nostri genitori avevano vissuto la guerra, erano giovani ai tempi di guerra e avevano di che raccontare. No? E noi invece, nati nel boom economico, nell'immediato dopoguerra, non volevamo ascoltare le loro esperienze, che erano esperienze di sofferenza, ma veramente dura. E dicevo sempre, io non dirò mai ai tempi miei, no? Perché mi scocciava questo continuo riportare, e invece mi ritrovo, perché tanto il mondo è una ruota, mi ritrovo a considerare i miei tempi, i miei anni, no? Però vorrei farlo, penso che sia giusto farlo, perché nei progetti memoria dello SPI è questo che conta, e lo facciamo prima di tutto con un inquadramento storico culturale, poi ve lo spiegherà meglio il curatore del progetto. La storia è quella che si scrive con i documenti, con gli atti scritti, con i numeri, tante fabbriche, tante operaie, tanta produzione, no? Questo è la storia. E poi c'è la memoria. E però perché i ricordi delle persone, i singoli ricordi, diventino memoria, ci vuole un processo, ci vuole una strada da percorrere, altrimenti i ricordi rimangono dentro ognuno di noi e diventano rimpianti, diventano nostalgia, diventano un qualche cosa che certamente ci appartiene, ma appartiene solo alla sfera individuale. Se vogliamo che questi ricordi, no? Si oggettivizzino e diventino i ricordi di tutti, li dobbiamo condividere con chi ha fatto la nostra strada, con chi ha fatto il nostro percorso. Dobbiamo riallacciare le relazioni, dobbiamo riallacciare i percorsi, i sentimenti, perché a livello individuale quello che emerge è il sentimento, no? Io penso, ne parlavamo proprio uno di questi giorni, la gioia per la donna lavoratrice della fine degli anni 60 di riscuotere il primo stipendio, i primi soldi tuoi, no? Delle quali non devi rendere conto a nessuno. Ecco, questi sentimenti, queste emozioni diventano patrimonio di tutti se li condividiamo, se li mettiamo insieme, se riallacciamo questi nodi. Ed è un percorso, secondo me, prima di tutto, come posso dire, emotivo,
no, che coinvolge prima di tutto i nostri sentimenti. Quando cominciamo a raccontare, qualche volta ci sale il groppo alla gola, la commozione, la lacrima, che è un fatto umano, ma quando questa lacrima la condividiamo con la nostra compagna, no? Quando ci diamo la mano, questa diventa memoria, non è più un ricordo individuale, ma è una cosa collettiva di tutti, che possiamo tramandare anche ai nostri figli, che serve a noi per avere consapevolezza della strada che abbiamo fatto e serve per passare il testimone ai nostri figli. Bene, io cercherò di essere il più sintetico possibile. Ve la racconto così, dicevano già chi mi ha preceduto che 2 anni fa, era l'8 agosto del 2016, era il cinquantenario di Marcinelle. Abbiamo provato a fare questa cosa e possiamo dire che ci è venuta decentemente, ci siamo divertiti, la gente è stata coinvolta, abbiamo potuto parlare qui in Italia, da noi, in questa nostra provincia, di un fatto che era accaduto in Belgio a migliaia di chilometri. E dall'inizio avevamo detto non vogliamo andare in Belgio a mettere la ennesima lapide su quei 126 italiani morti o su quei 260 operai di tutta Europa morti in quella tragedia, vogliamo parlare di Marcinelle in Italia, perché quello che è successo in Italia nel dopoguerra, la trasformazione da una nazione sconfitta, poverissima, piena di disastri, alla nazione che nel 1960 riesce ad essere una delle prime nazioni con tassi di sviluppo che oggi c'ha soltanto la Cina, per dirla in maniera molto semplice, è stato anche e in gran parte un merito di quegli uomini che hanno abbandonato la nostra provincia in tanti, che sono andati o nelle miniere di carbone o nelle fabbriche in Germania o nelle fabbriche in Svizzera, e hanno rimandato in Italia quella che uno storico contemporaneo ha definito una fantastica pioggia d'oro, valuta straniera che ha permesso all'Italia di diventare quella che poi ci siamo sempre riempiti la bocca qualche decennio dopo, la settima potenza industriale al mondo. Grazie quindi al lavoro e al sacrificio di quegli operai. L'abbiamo fatto cercando di coinvolgere, dicendo dobbiamo fare per pensare insieme, facciamo qualcosa insieme per poter ragionare attentamente su queste cose, e facciamoli insieme, non da soli. Usiamo tutte le armi della comunicazione, l'immagine di Massi che avrete visto in qualche locandina nella maglietta, il minatore col pettirosso sopra la testa, una cosa che solo un inventore, un creativo può immaginare. Abbiamo usato il canto, abbiamo usato il cinema, abbiamo usato l'immagine, la fotografia, abbiamo usato il documentario. La stessa cosa vorremmo fare, lo stesso processo, lo stesso atteggiamento vorremmo avere per il lavoro delle donne nella nostra provincia, negli anni 50 e 60, fino agli inizi degli anni 70. Perché? Perché lo diciamo con molta franchezza, riteniamo che quello che è successo qui da noi, Urbania è stata una delle capitali di questa grande trasformazione, uso un termine non a caso perché gli storici locali tutti usano questo termine, la grande trasformazione che noi altri abbiamo avuto in queste nostre realtà anche nell'entroterra, anche a partire dalle campagne. Nel giro di 20 anni noi ci siamo trasformati da un paese sostanzialmente agricolo, oppure totalmente agricolo, è totalmente dedito a quell'antichissimo rapporto di conduzione agricola che era la mezzadria, in una situazione in cui le fabbriche hanno invaso le nostre vallate. Migliaia di donne per la prima volta sono uscite dalla gerarchia, dalla tradizione della famiglia mezzadrile per diventare, lo ricordava bene Maurizio, quelle che alla fine del mese prendono lo stipendio per loro, è ovvio che se li portava a casa. Ma io so bene già da allora, perché come tanti di voi qua ci sono nati e cresciuto, c'era anche la possibilità per la prima volta nella storia mondiale di spendere 4 soldi anche per andare alla parrucchiera. E 20 anni prima, 10 anni prima, era una cosa assolutamente impensabile.
Le donne lavoratrici in questa provincia hanno segnato quindi la differenza, sono state le protagoniste della più grande trasformazione che questa nostra realtà ha avuto in tutti questi nei secoli che abbiamo alle nostre spalle. E parliamo delle donne, delle ragazze da allora che hanno lavorato nelle fabbriche del tessile e abbigliamento, qui nella Valle del Gins, a Pergola, alla CIA, a San Lorenzo in Campo, a San Filippo sul Cesano, alla Lions Baby e così via, e anche delle ragazze, permettetemi la semplificazione, le prime figlie di operai e contadini che sono andate a scuola, che hanno avuto il diploma alle magistrali, tanto per parlare di, come dire, la cosa più banale e più facile, perché era un anno in meno se arrivava prima, che già dopo 2-3 anni di università sono andate ad insegnare e hanno fatto da figlie di operai e contadini la scuola agli operai, ai figli di operai e contadini che cominciavano a riempire finalmente le nostre scuole superiori, a cominciare dall'Istituto Tecnico Turbino, che è stata l'università per tutti i quadri delle fabbriche locali, ma anche le altre scuole che hanno fatto la forza, il capitale sociale, come oggi tanti si riempiono la bocca, di questa nostra società. Sono fenomeni che vogliamo ricordare intervistando le protagoniste, chiedendo ad ognuna di raccontare quel che è accaduto e di non dimenticare mai che tante di queste ragazze, per poter insegnare, hanno fatto la stessa cosa che fecero i maschi 20 anni prima, 15 anni prima, quelli che andarono in Germania, in Belgio, sono andati non in Belgio, non in Germania, ma sono andati a Treviso, a Brescia, a Bergamo, hanno riempito le valli del nostro, del profondo nord italiano, dove la competizione tra scuola e fabbrica era già sentita, la gente andava a lavorare in fabbrica a prendere lo stipendio piuttosto che andare a scuola, e sono stati un fenomeno fondamentale per poter costruire quello che poi abbiamo avuto fino al momento della crisi. Ma se oggi vogliamo ricapire qualcosa di come si può andare avanti, io credo bisogna tornare a usare quel concetto che vi dicevo molto sommariamente: il capitale sociale qual è oggi nostro, quali sono le relazioni sociali forti che ci permettono di poter andare avanti, e pensare sempre che se gli ultimi possono diventare i primi, che se dal basso quello che si chiama oggi l'ascensore sociale può salire ai piani alti, allora lì davvero la società produce sviluppo, ricchezza e produce anche, per merito in questi 20 anni delle donne di sicuro, quella coesione sociale che ha tenuto insieme le famiglie, che non ha disgregato le nostre comunità, che ha permesso di avere i risultati che abbiamo avuto. Quindi interviste alle protagoniste, raccolte di testimonianze e anche riproposizione di immagini, di repertorio, di film, di cinema e di documentari, e le canzoni, la musica fatta insieme dagli operai, dagli operai, dai lavoratori, dalle lavoratrici, dagli impiegati, dagli impiegati, dai pensionati e dalle pensionate. Lo rifaremo a Fano, perché a Fano ci abbiamo ormai una base storica, e lo vogliamo fare anche, anche nell'entroterra. Fare insieme, discutere insieme, fare qualcosa, comunicare qualcosa insieme, in maniera anche possibilmente qualitativa, se ce la facciamo, nella misura in cui ce la facciamo, riproponendo anche spezzoni di testimonianze. Lo dico perché, e termino, qua qualcuno lo vedo, mi pare che la metà del parterre, chiamiamolo così, è fatto da gente con i quali ci si conosce, abbiamo passato serate e serate insieme a cantare, a discutere, a provare, a proporre, a imparare insieme come si fa a comunicare, l'abbiamo fatto per Marcinelle per l'8 marzo, come si fa a comunicare una cosa così importante come il lavoro delle persone, in questo caso il lavoro delle donne. Per cominciare a discutere di questi aspetti, che stasera ce l'abbiamo con questo spettacolo come inizio, a ottobre ho chiesto prima conferma alla Katia, la Katia me l'ha confermato, abbiamo la disponibilità di Giovanna Marini e del coro e della banda di Testaccio di Roma, che sono disponibili a venire qua da noi a dimostrarci in concreto. Io la ringrazio per l'applauso che sovviene, che non è per me, è per Giovanna Marini, però noi altri siamo così ambiziosi, lo facciamo perché? Perché ci piace, ovvio, ma se l'ha fatto lei, l'hanno fatto loro, perché non possiamo farlo noi?
perché non dobbiamo avere noi la voglia di riproporre quelle cose, quei momenti, quelle dimensioni che oggi sicuramente sono stati, come dire, accantonate e messe da una parte. Per fare questo, dopo lo spettacolo nel foyer del terzo piano, credo che più o meno nel ridotto, manco corretto, perché io pensavo che foyer fosse più, come c'è l'assessore, insomma, il foyer bisogna, lasciamo per la sala Gassman, ecco bene, al terzo piano, se vi fermate, ci direte se volete partecipare, prenderemo disponibilità, potremo dare chiarimenti, cominciamo a costruire un gruppo di persone che insieme vuol provare a fare qualcosa per capire meglio su quello che è avvenuto e su come oggi possiamo anche dare un giudizio sul nostro presente. A questo punto vi dico buon divertimento. Un secondo, alla fine dello spettacolo avete visto, ci sono le conclusioni di Lucia Rossi, che è la nostra segretaria nazionale dello SPI, che ringraziamo per la sua presenza, perché ovviamente viene da più lontano di noi, e poi vi aspettiamo tutti alla sala Gassman al terzo piano. Grazie Lucia, e adesso tutto lo spazio a Laura. Queste storie sono diventate tanto invisibili. Le storie e le persone che fanno il lavoro di fabbrica. Questa fabbrica devo dire che l'ho amata, è stata la mia vita. Senti, ma a te ti piacciono, no? Ma di fatto veramente sì, mi piacciono, perché dice no, perché dici se non te diamo l'ova. Un giorno stavo lavorando e lui stava alla scrivania, mi stava, diciamo, proprio a puntare, insomma. E allora a un certo punto che ho fatto, io, siccome noi facciamo pure scherzi di nascosto, c'era un collega di lavoro che era mezzo così e così, e avevo messo il solvente sulla sedia. Lui si era accorto che ho fatto questo scherzo a questo ragazzo. E niente, è venuto, io prima che gli davo del tu. E lui mi disse, mi devi dare lei, devi portarci lei, ho detto, oh. Operaia! No, Francesca, l'operaia! E no, perché quello ha detto mio padre. Ma dico, ma come fa a pensare una cosa del genere? Ma come l'operaia? Io voglio fare la dattilografa, Francesca. Ma che sono, ma di da operaia questa? Sentimi bene, Maria, e basta. Io col tempo per stata presso non ce l'ho, perché devo far cottimo. Ecco, tu il cottimo lo sai di te? Vabbè, sentimi bene, tu comunque guarda che devi imparare a lavorare veloce, perché comunque il Ponte Conti non lo devi fare per forza, sa? Però non ne credi che sia difficile, tu basta che mi ascolti bene e poi dopo mi guardi, eh? E mo per carità, se mi devi chiedere qualcosa, chiedimelo, che se io ti posso aiutare, aiuto. Solo però, sta attenta, Maria, perché sennò ci stanno quelli, non i marcatempo, quell'altro, i sorveglianti delle linee, quelle sono certi infamoni pure questi che la metà basta, sa? Quelli sai che fanno? Appena sentono che dici una parola arrivano qua e ti mettono la multa. Ah no? Praticamente, ma qua dentro devi parlare senza parlare. Te devi far sentire senza. E non ti dico se ti scappa di scherzare o ride. Non ti sognate ride mentre lavori, Maria. Hai capito che mi ha detto? Mi ha detto, io in fabbrica non ci voglio morire, ancora che uno che ragiona con io. Non ragionerà mai con noi. No, io in fabbrica non ci voglio morire. Che sembrava quasi un modo di dire quello di Peppe. Io in fabbrica non ci voglio morire. E invece no. Invece in fabbrica si muore. Si muore in fabbrica, si muore di fabbrica.
Si muore sul lavoro, si muore di lavoro, ancora e ancora. Grazie Laura, la parola a Lucia Rossi e poi vi invitiamo anche al ridotto a lasciarci i recapiti. Grazie Laura, Lucia Rossi della Segreteria Nazionale SPI. Grazie, è la terza volta che vedo lo spettacolo insieme a Laura ovviamente e ancora mi emoziona. Penso che tante di voi avranno provato gli stessi sentimenti ascoltando le parole di Laura. Voglio dire come lei, voglio fare come lei, mettetevi comodi perché io, Daniela, Elio, Katia, Simona adesso racconteremo la storia del sindacato dal 1969 ad oggi. Non sarà così ovviamente e anzi sarò brevissima. Credo che questa storia, io ho avuto la fortuna appunto sia di leggere il libro che vedere lo spettacolo, conoscere Laura, conoscere Chiara Ingrao che ha scritto il libro, con queste fortune penso di poter dire e penso di poter condividere insieme a tutti voi che questo spettacolo parla di noi e parla a noi. Perché parla di noi? Io lo sento molto mio, lo sentiamo come sindacalisti, come sindacaliste, lo sentiamo nostro questo spettacolo, perché è la nostra storia, è quello che abbiamo costruito condividendo nel corso degli anni, del tempo, la vita dentro luoghi di lavoro, che è la fabbrica, che può essere qualsiasi altro luogo di lavoro, quello che abbiamo vissuto negli anni delle conquiste, quello che abbiamo vissuto quando gli anni delle conquiste si sono tramutati negli anni bui del terrorismo, che in qualche modo veniva raccontato anche da Laura, ma quello che abbiamo vissuto condividendo, facendo diventare coscienza collettiva quelli che erano sentimenti individuali, emozioni individuali e anche rivendicazioni individuali. Questa è la nostra storia, è la storia di chi ha scelto il sindacato come scelta di vita e chi ha scelto il sindacato come scelta di vita ha vissuto grandi momenti di conquiste, di lotte, di battaglie, anche di sconfitte. E io credo che oggi noi, perché dico parla anche a noi, perché oggi noi non possiamo rassegnarci a difendere le conquiste nel stare in campo, in piazza, nei luoghi dove agiamo il nostro essere sindacato, solo per difendere quello che abbiamo conquistato in quegli anni, che è giusto, che è un dovere, che è quasi un obbligo farlo, ma noi dobbiamo essere nei luoghi del nostro vivere, sia che sia un luogo del vivere del sindacato, ma anche del vivere quotidiano nella nostra vita quotidiana, noi dobbiamo vivere questi momenti come momenti aggregativi o riaggregativi per conquistare nuovi diritti, per consegnare una società alle giovani generazioni che non è quella che stiamo vivendo oggi. Penso che in qualsiasi luogo noi possiamo agire il nostro lavoro, il nostro impegno, quello deve essere un compito che ci diamo. E questa storia, che è la storia pure di una sconfitta, perché la fabbrica chiude, perché comunque tante fabbriche hanno chiuso, perché ci si è spostati dal dopoguerra
ad oggi, dalle campagne alle città, dove abbiamo vissuto grandi battaglie in questi grandi luoghi che erano appunto luoghi di lavoro importantissimi per noi, però questa è una storia che viene raccontata oggi ad una generazione, forse dovrebbe essere raccontata di più alle giovani generazioni, perché capiscano fino in fondo quali sono stati i sentimenti che hanno contraddistinto una generazione. Quando Laura dice alla fine Maria si sente operaia, ora c'è una compagna del nostro sindacato che pensa di essere Maria e lo dice continuamente, anche la Valetta, quindi credo che possa essere, anche se non è Maria, è comunque una protagonista di quel tempo, di quella vicenda, di quella storia. E lì noi abbiamo costruito e abbiamo condiviso molto di quello che pensavamo essere appunto la via al socialismo, la via comunque della condivisione, la via comunque del sogno di una società diversa, la via comunque del cambiamento. Ecco, io penso che proprio in questa storia, quando Maria non voleva essere considerata appunto operaia, voleva avere un'altra vita, un altro futuro, un'altra speranza rispetto al proprio lavoro, e alla fine dice siamo operaie. E io penso che sia capitato a tanti di noi, anche io sono entrata in una fabbrica giovanissima e in quella fabbrica ho sperimentato cos'era il sindacato, cos'era questo soggetto collettivo che insieme tiene insieme le persone rispetto ad obiettivi precisi, ad obiettivi che ci siamo dati. E io penso che oggi l'obiettivo che deve darsi il sindacato, il nostro sindacato, la CGIL, è consegnare alle giovani generazioni un mondo che è fatto ancora di diritti e di tutele. Questo spettacolo andrebbe rappresentato nelle scuole, poi vedremo se avremo la possibilità di costruire un percorso insieme a Laura, potremmo anche definire meglio un percorso che ci porti ad avere questo spettacolo in altri luoghi e non solo nei luoghi dello SPI, che a noi ci emoziona tantissimo perché racconta di noi stessi e racconta a noi stessi, però forse trasferirlo in altri luoghi che non hanno vissuto questa stagione di grande impegno e di grandi conquiste, poi anche delle sconfitte, forse trasferirlo in quei luoghi serve anche a noi per ricostruire una relazione tra generazioni diverse che ci porti appunto non all'obiettivo del socialismo, quello l'abbiamo abbandonato da tanto tempo, anche quello della rivoluzione, ma ci porti ad avere oggettivamente una società diversa. Grazie a tutti e soprattutto grazie a Laura. Siamo qui, volevo ufficialmente ringraziare ovviamente Katia per l'invito, e grazie a voi che avete scelto di star qui questa domenica e ai ragazzi del service, assolutamente, grazie. Tecnici che fanno vivere tutto, grazie. Chi vuole, al terzo piano ridotto, ci scambiamo gli indirizzi e i nomi per il prossimo lavoro di SPI e CGIL. Laura, grazie. Piaciuto? Sì. In particolare una scena che le è piaciuta? Tutto bello. Tutto bello. Bellissimo. È vero. Molto brava. Molto brava.